Allora, noi grazie per essere venuti, grazie a tutti. Intanto, questo è un evento che abbiamo scelto di fare, altrimenti non do molto a organizzare questa presentazione insieme a me. Il libro in realtà è stato pubblicato un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, però questa è la prima volta che presentiamo il libro. Io ci tenevo a farlo qui, ci tenevo a farlo dove ho sempre fatto, nella mia città. Nonostante non viva più qui da diversi anni, con Antonio siamo riusciti a organizzare questa cosa, mi fa molto piacere. Volevamo aprire con l'introduzione del libro perché in realtà, intanto in apertura una domanda: quanti hanno già letto il libro? Alzino la mano. Beh, sì, chi ha letto il libro sa che l'introduzione del libro, introduce molto al libro perché nella prima pagina è riassunto molto bene, secondo me, l'avevo scritto io secondo me, quello che il libro racchiude. E quindi volevamo leggere la prima pagina per dare un'idea a chi non l'avesse ancora letto di cosa il libro tratta, più o meno. È qui presente, carissimo, ha scelto di leggere questa prima pagina. Volontariamente ho scelto. Comunque ringrazio Marco per l'invito e vi do il benvenuto alla storia di Maggese. Questo è un libro un po' atipico, è un libro molto sentimentale. Parla della morte dell'uomo, il narratore cambia spesso. È scritto in prima persona, racconta storie d'amore, racconta storie strane. Contiene pagine tristi, si muove lentamente eppure dura da oltre 50 anni. Sembra fatto di storie singole, ma sono spesso ricorrenze. Girano in tondo come la luna, eppure non fanno che andare avanti. È un libro che fa dei giri lunghi, pur restando nello stesso luogo. Fa dei giri molto lunghi e poi ritorna indietro. Per seguirlo occorre pazienza, richiede molta attenzione e magari poi disorienta comunque. Parte in un punto qualsiasi e non si sa bene dove voglia poi andare a finire. Probabilmente da nessuna parte, perché probabilmente questo è un libro che non finisce. Questo è un libro che non finisce, assomiglia a un fiume tortuoso. È un libro, ma è una cittadina. È un libro fatto di vie strette, è un libro pieno di incroci, è un libro pieno di curve, è un libro assai abitato, è un libro pieno di vite, è come se fosse vivo. Questo sì, grazie. Io volevo che lo leggessi tu perché tu sei stato il primo lettore ufficiale di questo libro, il primo che ha comprato il libro il giorno dopo 3 secondi dalla pubblicazione ufficiale. Quindi grazie, ti faccio io un applauso. Questa prima pagina racchiude molto del libro, secondo me. Lascio la parola a Antonio che penso possa esprimere ancora meglio di me questo concetto. Prima di entrare nel merito, nel libro voglio fare anch'io i saluti a tutti voi che vi accogliamo in questo luogo, che questo luogo nei prossimi mesi diventerà l'inchiostro caffè letterario, che è un progetto che vede protagonisti dei ragazzi giovani della mia età di questa città. E io sono uno dei gestori di questo luogo. In un periodo un po' buio della nostra città, noi ci prefiggiamo di essere città autoconstabile, le stelle bizantine di questa città in questo periodo. Quindi noi vorremmo fare cultura in questo luogo per i prossimi 2 anni. E poi che non si sa mai, speriamo di continuare anche in futuro. Basta, dopo questo, dopo questa introduzione, possiamo entrare nel merito del libro. Io vi dico subito che il libro l'ho letto di recente perché l'ho voluto leggere volutamente in prossimità della presentazione per averlo a mente più a mente. Il
libro che subito piacciono, anche se io non faccio testo in questo caso, però secondo me è un libro che è il libro uno dei migliori di Marco, senza nulla togliere pure a quello di cui sono protagonista io. Mi è molto piaciuta la descrizione dei personaggi e della città, che il libro tante le trovate che direi geniali, però c'è delle mie domande che potrete apprezzare meglio il libro. La prima domanda che voglio fare a Marco è questa, però vi dico ognuno di voi che potete interrompere la presentazione quando volete per fare anche voi delle domande, perché è un privilegio di fare le domande, non deve essere solo mio, ma deve essere anche vostro. Allora, iniziamo dalla prima. La prima inizia con una specie di equazione matematica. La mezza tempesta francese, cazzo, una proporzione. Una proporzione. Sì, una proporzione. Ma la mezza terra sta a francese, come francese sta la mezza terra. Raccontaci le due città. Sì. Allora, intanto questo romanzo si chiama La storia di Mangese, per chi non l'avesse capito. Io forse qualche manifesto intorno perché fosse chiaro, però il tema principale, il protagonista di questo libro, in un qualche modo, è questa Mangese, che è una città sul mare. Abitata da una serie di personaggi particolari che vivono una vita, che hanno un trascorso di vita particolare. Poi ci sarà modo con i prossimi temi che Antonio voleva affrontare di parlare di alcuni dei personaggi di questo libro, però il libro ruota attorno a questa città sul mare e ci sono molti parallelismi tra questa città e la nostra città. È inevitabile perché io quando ho iniziato a scrivere questo libro avevo 19 anni ed ero qui, studiavo qui, vivevo qui, e molti dei miei riferimenti erano riferimenti legati al luogo in cui mi trovavo. Quindi la Mezzia è molto presente in questo libro, non solo per il mare, che è un aspetto fondamentale del libro, ma anche per dettagli più profondi. Ad esempio, nel libro nomino Dio qualcosa come 35-40 volte. E io non sono una persona praticante, sono una persona profondamente credente, ma non sono molto legato al cristianesimo, alla Chiesa Cattolica. Però Dio è nominato, ho fatto il conto, una quarantina di volte. E questo, per me, Dio, il legame con Dio, la spiritualità, è un legame della tradizione lametina, della tradizione del Sud Italia, no? E questo è un aspetto che emerge molto. Quindi, quando Antonio mi ha detto, io ho visto molta Lamezia in questo luogo, è perché effettivamente questa città che io ho costruito è densa di contenuti che io ho preso qua. La cosa interessante, però, correggimi se sbaglio, è che molti aspetti che caratterizzano Lamezia in questo libro sono affrontati con un'accezione capovolta. Antonio ha colto degli aspetti di cui parleremo, ma avremo modo di raccontarvi il perché molti aspetti che tristemente in alcuni casi caratterizzano Lamezia nella città di Mangese sono dei punti, se non di forza, dei punti di, come possiamo definirli, sorprendentemente positivi, molto positivi. Sì, nel libro molte cose che sono negative per la città diventano all'improvviso delle cose, delle meraviglie cittadine. Lo vedrete nella mia sesta domanda, perché le ho numerate. Allora, io appena ho iniziato a leggere, appena ho visto che ho letto il titolo, ho capito che in Mangese avrei trovato la Mezzia Terme, per questo l'ho inserita, la Mezzia e Mangese in una proporzione, perché
che è innegabile che tu sia stato ispirato da questa bella città, che la più incredibile è il contrario. Allora andiamo alla seconda domanda. Perché è da quando hai iniziato a scrivere questo romanzo che io definisco romanzo cittadino? Ho un'altra domanda per i presenti. Quanti di voi hanno letto il primo libro che io scrissi 9 anni fa, 8 anni fa? C'è qualcuno? Tu l'avevi letto? La prima storia che io pubblicai, la pubblicai nel 2009, si chiamava Quale titolo daresti ad una vita, la presentai anche in biblioteca, con il Maggio dei Libri, una manifestazione. Quale titolo daresti ad una vita era già la versione embrionale di questo romanzo. Io iniziai a scriverlo quando avevo 19 anni e chiamai la città che io costruì in questo primo libro, che adesso è questa storia, questo romanzo, la chiamai Maggese. Chi conosce la definizione del termine Maggese? Penso molti di voi. In realtà deriva dalla caratteristica di Maggio, Maggese. In realtà Maggese è un'altra tradizione, un altro aspetto tipico del meridione, delle zone agricole, no? Perché lasciare un campo a Maggese significa lasciare un campo a riposo. Quindi nei cicli dell'agricoltura c'è una fase che è la fase di Maggese, in cui il campo non si coltiva, si lascia libero perché il terreno si torna a essere fertile. E io quando iniziai questo libro avevo bisogno, era un periodo turbolento della mia vita, avevo bisogno di un luogo reale o virtuale in cui riposare la mia mente, in cui lasciare riposare i miei pensieri, alcune riflessioni che avevo in testa. E quindi costruì questo luogo che si chiamava Maggese. Poi questo luogo è diventato tutt'altro, è diventato questo romanzo, che ha personaggi molto più complessi, che ha una storia intorno molto più complessa, però nasce ai miei 19 anni, 8 anni fa, quando ho bisogno di un posto in cui mettere a riposare alcuni aspetti della mia vita, mettiamola così. Ok, hai risposto molto bene a questa domanda. La cosa che la lascia capocchiamente con un ragazzo di 19 anni nella nostra epoca dell'indifferenza, come possa trovare la forza e la voglia di scrivere un libro, che questo già questo è una cosa molto bella da dire. Secondo te, beh, ti deve riempire di orgoglio questo, il fatto che tu riesca a scrivere delle storie da molto brutto che c'è adesso, una cosa molto positiva. Però vorrei anche che tu svelassi i segreti della copertina e del libro, perché la copertina è abbastanza criptica, non si capisce, va spiegata. A chi interessasse? La copertina la disegna Luigi Giudice. Non so quanti di voi conoscono Luigi Giudice, ma è un artista lametino, a mio avviso un artista internazionale, perché Luigi lavora, dipinge, espone in Italia e all'estero, ha fatto lavori anche all'estero, e quando io ho presentato il progetto ha deciso di disegnarmi la copertina. E la copertina ha tre elementi, ve la spiego brevemente, ha tre elementi principali, che sono il mare, una rosa e una donna di spalle, quindi sono tre elementi molto semplici. Questi tre elementi sono uno dei temi principali del libro, di nuovo, perché in realtà il nome, questa è una cosa che non ho mai spiegato, mi fa piacere spiegarlo a voi se dovessi interessarvi, però è un aspetto del libro che non ho mai pubblicamente spiegato più di tanto. In realtà il motivo per cui c'è una donna su questo libro è che la protagonista, una delle protagoniste di questo libro, è una donna che si chiama Felicity. Chi lo ha letto conosce il libro, Felicity Fallow in realtà. Il cognome di questa donna, che è Fallow, in inglese significa Maggese. Molti altri cognomi del libro, molti altri nomi del libro sono anagrammi, sono traduzioni
o sono riferimenti alla parola Maggese. Quindi la storia di Maggese in questo libro è sia la storia di questo luogo, ma anche la storia di molti dei personaggi che ne fanno parte, perché i nomi dei personaggi, per numerologia, per gioco di parole o per riferimenti nascosti, richiamano la parola Maggese. E infatti l'apertura del libro, la prima frase, la frase di apertura, è una citazione di Shakespeare che dice: che cosa c'è in un nome? Quel che noi chiamiamo con il nome di Rosa, anche se lo chiamassimo d'un altro nome, serverebbe pur sempre lo stesso dolce profumo. Cioè, in questa citazione Shakespeare dice: la rosa non è una rosa perché si chiama tale, ma un nome può avere molti significati, o più cose possono avere lo stesso nome ed essere comunque legate da un concetto. E quindi Maggese, con la sintesi della rosa, che è il centro della copertina, racchiude la donna di spalle, che è il personaggio principale, e il luogo che la ospita. Quindi questo è il segreto, non so quanto interessa questa cosa, però questo è il segreto dietro la copertina del libro. Ok, c'è sbagliato qualche segreto, ma sappiamo che di solito i segreti non si svelano tutti, è meglio che lei sarebbe qua. Questo è qua. Poi ci occasioni pure nelle prossime presentazioni. Ma quanto lo vedrò? Nel libro compaiono varie disabilità. Ti ha forse ispirato qualcuno che conosciamo bene da Venezia? Ah, vabbè, sì. Molti, non molti, alcuni personaggi di questo libro sono personaggi caratterizzati da disabilità. Si tratta di, alla fine, di 3-4 personaggi, però sono 3-4 personaggi che ricoprono anche un ruolo, un determinato ruolo anche di rilevanza, di rilievo nel libro. Prima ne parlavamo, tra l'altro, di questa cosa: tutti questi personaggi nel libro disabili sono personaggi che non hanno disabilità motorie, ma hanno disabilità interattive. C'è una persona cieca, c'è un bambino cieco. Alla fine leggeremo un brano, il brano che parla proprio di questo neonato cieco. C'è una ragazza muta, giusto? Che si esprime suonando, una ragazza che, non potendo parlare, interagisce suonando il violino. Perché ho inserito tutte queste disabilità? È vero, Antonio è stato un grande riferimento, è un grande esempio per me, perché l'anno scorso abbiamo scritto e presentato la storia della sua vita, il romanzo Chi ci capisce il bravo, che parla della sua storia. E questo è un libro che mi ha dato tanto, quindi questi personaggi in realtà sono stati, alcuni erano già presenti, ma due di questi personaggi più importanti sono stati inseriti in un secondo momento. Volevo dare dei dati sulla disabilità, molto brevemente. In Italia l'8% degli italiani è disabile, ha una forma di disabilità. Si prevede che entro il 2020 il 10% degli italiani sarà disabile. È una persona su 10, qui dentro saremo 50 persone, 5 hanno una forma di disabilità. La cosa interessante, la cosa che ha stupito quando sono andato a studiare i numeri, è che 3 italiani su 4 intervistati hanno dichiarato di non aver mai avuto a che fare con un disabile. Che non è vero, ma è perché non se ne sono mai resi conto o hanno semplicemente ignorato quell'aspetto. Quindi, a fronte di un 10% della popolazione disabile, il 75% della popolazione italiana dichiara di non aver avuto mai niente a che fare con un disabile. E questa è davvero una cosa impressionante, perché è una massa enorme di persone invisibili agli occhi del 75% della popolazione nazionale, sono tantissimi. E quindi ho scelto di inserire dei personaggi che hanno una forma di disabilità nel libro e di renderli protagonisti di alcuni capitoli, perché volevo che passasse questo messaggio, cioè che la disabilità è una forma diversa di vivere, ma è un'arte di arrangiarsi, come diceva qualcuno, ma non deve essere invisibile, non deve essere sottovalutato, è un aspetto con cui bisogna fare i conti e che bisogna considerare, prendere in considerazione e in qualche modo raccontare come qualunque altra storia.
Certo, poi ogni disabile ha una vita che è un romanzo, poi invece è sempre così. Infatti in futuro mi piacerebbe con la casa editrice che ha pubblicato il tuo libro e che ha stampato il mio, fare almeno un libro d'anno su questo tema della disabilità, perché sono storie che meritano di essere raccontate, perché sono dei messaggi positivi che da dare. Andiamo alla quinta domanda. Come ti è venuta l'idea, perché è sembrata una cosa proprio geniale, nella chat sul muro? Ci sono due personaggi che iniziano a chattare sul muro e poi sempre in quel capitolo dove c'è questa chat e c'è una parola che a me è risuonata molto difficile, poi ho visto cosa vuol dire, però tu hai creato una specie di parola che hai scritto ptialismo mentale. Che ptialismo, ho capito cos'è, però mentale, parola della mente, sembra un po' difficile da capire, ce lo devi spiegare questa volta. Domanda: chi conosce il significato della parola ptialismo? Alzi la mano. Ptialismo. Ptialismo è un concetto legato allo sputare, è il vizio di sputare, il gesto dello sputo, il ptialismo. Una persona che sputa tanto soffre di ptialismo. E in quel capitolo effettivamente i due protagonisti sono affetti da ptialismo mentale, perché sono due ragazzi. Il capitolo si chiama Amicizia, è la storia di due ragazzi sconosciuti, non si sono mai visti in vita loro, e una volta un ragazzo scrive una frase sul muro, come capita a tantissimi. È un momento difficile della sua vita, un ragazzo di 19 anni, e scrive una frase sul muro frutto di un ptialismo mentale, cioè lui in quel momento sputa questa frase su quel muro senza pensarci. Il giorno dopo passa un ragazzo sconosciuto che ci sputa sotto la risposta, cioè legge la frase istintivamente, sputa la prima cosa che gli viene in mente sotto la risposta a quella frase. Le due frasi in dettaglio sono me le leggo. Il primo scrive: l'amicizia è una menzogna, sul muro. Il giorno dopo passa lo sconosciuto e scrive: ed io sono un bugiardo. E da lì inizia un dialogo che dura settimane, in cui ogni giorno, a giorni alterni, senza neanche mettersi d'accordo per un accordo silente, uno passa e risponde, il giorno dopo passa l'altro e risponde, il giorno dopo passa quello di prima e risponde, così per settimane, per 3 mesi, questi due ragazzi chattano sul muro. Quindi si scambiano botte e risposte sul muro, finché nasce un'amicizia fraterna tra questi due ragazzi, senza che si siano mai incontrati, e amicizia che finisce poi in un determinato modo che non vi sto a dire, poi lo leggerete alla fine del capitolo. Ma il concetto del libro è che questi due ragazzi sconosciuti che chattano sul muro senza essersi mai visti, con delle frasi sputate lì a caso, costruiscono un'amicizia che poi definiscono l'amicizia della loro vita. E questo perché volevo affrontare il concetto dell'amicizia come sentimento che basta a se stesso, cioè come possono due persone sconosciute, come adesso succede a tutti noi. Vi chiederei: quanti di voi hanno amici fraterni o amici che reputano molto importanti, che sono solo amici virtuali, amici di chat? Alzate la mano, avete amici di chat che non avete mai incontrato di persona, o con cui c'è un buon rapporto? Ce ne sono, i giovani ne hanno, io ne ho amici che non ho mai visto in vita mia, ma con cui mi confido, con cui mi scambio opinioni. E questa racconta la storia di questi ragazzi che vivono questa esperienza, però attraverso una chat di cemento, quindi scritta sul muro. Dopo questa
risposta che secondo me è stata che saliente, ma siamo alla domanda che avevo anticipato all'inizio, che ha a che fare di nuovo con la Mezza Terra. La Mezza Terra, anche se alcuni che si ostinano a non ammetterlo, tra i nomi è terribilmente mancata. Anche a francese c'è una mosca, ma mosca non è. Parlaci del centro operativo, sperimentazione, colori alternativi. Mi piaceva l'idea di inserire una cosca all'interno della mia città. Avendo scritto un libro molto legato al sud, ho inserito una cosca dentro la città. Comunque abbiamo quasi finito, visto che forse vi stiamo scocciando, ma ci sono pochi altri argomenti che vorremmo trattare, però questo è un argomento che vorrei spiegare. La parola cosca, in effetti, deriva dal carciofo, cioè il termine cosca è riferito ai vari strati che formano il frutto del carciofo. Anzi, in siciliano cosca significa costola, quindi il concetto di cosca, che poi è stato usato dalle mafie come termine di associazione criminale, non la cosca criminale, come termine, come etimologia invece significa unione, significa coesione, proprio il carciofo, la costola, la famiglia, l'unione. E c'è una cosca dentro Maggese che però, anziché produrre merda, produrre degrado, produrre morte, produce colori, quindi è un colorificio all'interno della città, nella zona industriale, che produce colori, però produce colori per chi non può permettersi di vederli. Quindi in quel capitolo del libro torna, non so se ti è piaciuto per questo, ma è molto presente di nuovo il tema della disabilità, perché il capo di questa cosca, il capo di questo centro, insieme a un team di specialisti sperimentano e mettono a punto dei sistemi per far vedere i colori senza l'utilizzo necessario della vista. Lui dice: i colori dominano il mondo, provate a immaginare qualcosa che non abbia un colore. Il colore è una cosa più presente dell'aria, perché uno stato di vuoto è una cosa immaginabile, il vuoto è immaginabile, il non colore non è immaginabile, perché il non colore è il bianco. Ma il bianco è un colore, tutto sommato. Quindi lui dice: non si può limitare l'acquisizione del colore solo utilizzando la vista, ci deve essere un modo per far vedere i colori a chi non può vedere, per farli toccare, per farli assaggiare, per farli annusare. E loro sperimentano colori alternativi, quindi colori percepibili con tutti i sensi. Quindi c'è uno specialista che scolpisce i colori. C'è uno specialista che li sintetizza e quindi riesce a generare l'odore dell'arancione. Ci sono due specialisti che risuonano. E quindi mi piaceva questa cosa di un gruppo unito che in un territorio creasse qualcosa di bello. E lo chiamano cosca proprio per questo motivo. Passiamo adesso cantanti matematici. Joseph Louis Lagrange, che c'è Lagrange, Clairette, il tuo essere ingegnere, che la matematica è molto presente nel libro. Parlaci di lei, della matematica. Ok. La matematica, questa è la penultima domanda, per chi se lo stesse dicendo. La matematica è un aspetto molto importante del libro, e della verità. Ho un'altra domanda per voi. A quanti piace o a quanti non piace o non è piaciuta la matematica durante il proprio percorso di studi? Alzi la mano. È la domanda che ha più adesioni, come era prevedibile per questo. Io ho fatto lo scientifico, ho studiato ingegneria, sono ingegnere, vissuto un percorso accademico basato sulla matematica. Ho un mio collega ingegnere che mi è venuto a trovare da lontana Cosenza oggi qui, e ho sempre trovato curiosa questa cosa.
Ancora una volta voglio aprire una piccola parentesi sul significato della parola. Ora, i vari rami della matematica, li avete studiati tutti, sono parole che hanno a che fare con la matematica, cioè la geometria. Cosa vuol dire geometria? Cosa vuol dire geometria? È facile, da italiani lo capiamo, è geo, la terra, metria, misura. La geometria misura la terra. L'aritmetica è l'arte di numerare. L'algebra è una parola che ha a che fare con il concetto di insieme. Infatti l'algebra in matematica studia gli insiemi, studia le equazioni. E matematica, cosa significa invece? Chissà cosa significa matematica, domanda. Qualcuno sa il significato della parola matematica? Abbiamo molti studenti scientifici qua, molti diplomatici al liceo scientifico. Matematica è un termine molto più ampio. In effetti la parola matematica significa ciò che può essere imparato. Non ha niente a che fare con i numeri. E i matematici greci erano coloro i quali sono inclini ad imparare. I matematici erano persone inclini ad imparare. Il concetto di matematica col concetto numerico ha poco a che fare in realtà, infatti è definita la scienza delle scienze, è alla base di molte altre scienze. E quindi, per rispondere alla domanda, nonostante io abbia fatto un percorso di matematica, ho scritto tanti libri, ma ho sempre visto la matematica come la base di molti altri aspetti della vita, quindi anche la filosofia, il pensiero dell'uomo. Poi, altra brevissima parentesi, noi siamo tutti calabresi qua. Uno dei fondatori della matematica, colui che ha definito uno dei teoremi più importanti, qual è il teorema che vi viene in mente matematico? Il teorema di Pitagora. La scuola pitagorica, Pitagora l'ha fondata a Crotone, ha vissuto una vita a Crotone, quindi viviamo un territorio che è la culla della matematica. E allora sentivo il bisogno di inserirla nel libro, perché l'ho sempre vista come la base di molte riflessioni. E c'è un capitolo che si chiama Postulato quinto di Euclide, che è un capitolo che parla di rette, ed è un capitolo che è piaciuto a tanti, devo essere sincero, e fa un parallelismo tra le rette e le vite degli uomini. Qua c'è un aneddoto molto bello sulle rette, questa è una cosa che sapete tutti. Quante rette passano da un punto? Quante rette passano da due punti? Una. Allora c'è questa rette, però una volta uno rispose: quante rette passano da un punto? Una, infinite. E quante ne passano da due? No, una. E questa per me è stata una bellissima, è sempre stata una bella metafora della vita, il fatto che tra due punti, che sono due vite, due esistenze, passa un solo punto di collegamento. Ci ho sempre visto una metafora con l'amore molto bella. O il contrario, due rette si incrociano sempre e solo se si incrociano in un solo punto. Quindi il punto di incontro tra due vite, il punto di incontro tra due rette è uno, ed è definito. E anche qui ho sempre visto una bella metafora dell'amore, dei sentimenti, dei legami che ci legano. E questo libro, questo capitolo, Euclide Postulato quinto, parla proprio di come le vite si incrocino come fossero delle rette. Ti è piaciuto questo capitolo? Sì, mi ha aiutato a capire meglio la matematica. Perché io sono l'amore, però in questo caso è libro che sia un'applicazione nella vita di tutti i giorni della matematica. Per quello che fa fatica capire l'importanza della matematica. Allora, ultima domanda. Allora, dico, se c'è qualcuno che ha una domanda da fare, mi parlo pure di nuovo. Vabbè, io la faccio intanto, poi la fine è immediata. Colombo insegnava a bambino che è il mio personaggio preferito, forse per la frase di Che Guevara contenuta in quel capitolo: la rivoluzione si fa attraverso l'uomo, ma l'uomo deve forgiare giorno per giorno il suo spirito rivoluzionario. Raccontaci Colombo, questo personaggio. Allora, io prima vorrei che tu dessi la tua interpretazione di Colombo.
La premessa è che Colombo è un bambino, è il protagonista di un capitolo che si chiama Rivoluzione. E voglio fare un'altra, l'ennesima parentesi. Il libro ha circa 20 capitoli, che sono tutti in prima persona, però ogni capitolo ha un protagonista che parla in prima persona. E sono tutti cittadini di questa città. Quindi la storia di Francesco in realtà è questa, è la storia dei suoi abitanti, che in prima persona raccontano le proprie vite. Però queste vite poi si incrociano come fossero delle rette, e quindi la vita di questi personaggi va a influenzare i capitoli raccontati dagli altri. Colombo è un personaggio che appare più volte nel libro, ma la sua prima apparizione è quando è ancora un bambino, ed è un bambino che sviluppa uno spirito rivoluzionario, perché rimane folgorato da un quadro, vede la libertà che vi dà il popolo di Della Croce, non so se ce l'avete presente. Il quadro, La libertà che vede dal popolo, è quello con la, della donna seminuda con la bandiera francese, no? Allora, accanto alla libertà che vede dal popolo c'è un bambino con due pistole. Allora lui guarda quel bambino e dice, ma chiede al padre, ma chi è quel bambino? E il padre gli dice, come si chiama quel bambino? E il padre dice, non lo so, non so chi era un bambino coraggioso, tu sei coraggioso, io sono coraggioso, allora si chiamava Colombo come te. Allora lui vede in quel bambino l'emblema della rivoluzione, capisce che la rivoluzione si può fare anche da bambini, e sviluppa nel capitolo una serie di azioni rivoluzionarie nella quotidianità della sua vita per combattere contro o a favore di cose che gli stanno a cuore. Qual è stata la tua visione di Colombo e perché ti è piaciuto così tanto? Ottava domanda da oggi. Colombo invece innanzitutto è il nome, perché Colombo in un certo senso ha rivoluzionato il mondo con le sue scoperte, e poi perché io stesso sono Colombo, io credo di essere un rivoluzionario che mi segue su Facebook, lo so, io scrivo delle cose che a volte mi creano molti amici, ma anche molti nemici alcune volte, però io me ne frego e vado avanti, perché secondo me ognuno di noi deve fare una piccola rivoluzione interna, né? Rivoluzione di popolo fatta per fare per rovesciare i governi non mi piacciono tanto, mi piacciono di più quelle che sono che rovesciare le dittature, quindi penso che l'Italia qualcuno di noi deve fare una rivoluzione interna più che una rivoluzione per rovesciare la democrazia, perché la rivoluzione non so chi ha visto che il film come si intitola quello della guerriera che in pratica per lì in quel film fa una guerra però poi che è una rivoluzione però poi alla fine la rivoluzione crea una dittatura peggiore della precedente. C'è molta attenzione a fare la rivoluzione, ci vuole attenzione, io preferisco le rivoluzioni bambine come quelle di Colombo e quelle gentili che non uccidono nessuno. Infatti sì, pure tu avevi detto che Colombo fa la rivoluzione gentile. Ed è vero, perché questo bambino alla fine del capitolo, chi l'ha letto lo sa, lui fa la guerra al precariato alla fine, cioè lui fa una rivoluzione, lotta a favore di qualcuno, lotta per tenere vicino a sé una persona che tiene, a cui tiene tanto, quindi non fa una guerra, non fa guerra. Poi un bambino non sviluppa rivoluzioni basate sulla violenza, poi sua madre lo indirizza in questo percorso da rivoluzionario, assicurandosi che non ci sia violenza dietro, ma lui combatte nella quotidianità per la giustizia, per il ritorno a quello che è giusto, per il ritorno alla libertà. Non a caso la parola rivoluzione significa ritornare, ritorno. E quindi lui fa una guerra perché le persone che lui ama ritornino da lui alla fine del capitolo. In generale fa la rivoluzione per riprendersi le libertà che gli sono state negate. E infatti uno dei temi principali del libro è la libertà.
anche le figure che hanno una disabilità nel libro, vivono delle storie all'insegna della libertà. E noi, per chiudere, in chiusura, giusto, abbiamo pensato... Se c'è qualche domanda di qualcuno che ha letto il libro, potete anche farcela dopo, la presentazione, quando saremo qui. Il brano con cui vorremmo concludere, il brano conclusivo di un capitolo del libro, è un brano legato alla libertà, che è un tema molto presente nel libro, e con questo concludiamo. In questo capitolo, Libertà, che è il capitolo preferito della signora Saffioti, conferma, la protagonista è un'ostetrica, è una ragazza che decide di fare ostetrica, e il rito, lei mette in piedi un suo rituale ogni volta che mette al mondo un bambino. Questo è un capitolo che le mamme apprezzano molto, perché è un capitolo che ho scritto pensando alle madri, in realtà. In questo capitolo lei ogni volta che fa partorire un bambino lo porta alla finestra, subito dopo il parto lo pulisce, fa tutto l'iter, poi porta questo bambino alla finestra e gli fa vedere il mondo fuori. E lei dice: io lo so che i bambini ancora a quell'età non ci vedono, ma io li porto di fronte alla finestra perché voglio fargli vedere che sono liberi, voglio fargli percepire il mondo, voglio che sappiano che tutto ciò che sta fuori da quella stanza in cui nascono è un qualcosa che gli appartiene, che possono essere liberi di esplorare. Allora c'è una mattina in cui mette al mondo una bambina cieca, si accorge che questa bambina è cieca perché non ha le pupille, e allora la porta comunque, no? La porta comunque alla finestra, nonostante sappia che la bambina non potrà vedere mai, e le fa un discorso legato alla libertà. Però io non ce la faccio a leggere. Se qualcuno vuole leggere, se Antonio lo vuole leggere, benvenuto. Ma questo è un brano che mi emoziona molto. Leggi tu, ce la fai. Ok, quindi la scena è questa ostetrica, che poi la protagonista, tra l'altro. Purtroppo sono maschio io, quindi non ho la voce di una donna. È il protagonista di questo capitolo, la voce di una donna è Felicity, che da giovane sceglie di fare l'ostetrica, fa partorire questa donna che mette al mondo questa bambina senza le pupille, la sceglie comunque di portarla alla finestra e le fa questo discorso. Giusto? Sei pronto? Ecco, piccola mia, scorra davanti a te c'è il mondo, che tu sei libera. La libertà di vederlo ti è stata legata. Il destino distribuisce sempre tutto con distrazione. Ti diranno che sei cieca, che troverai l'abisso contro ogni gradino. Forse qualcuno riderà di te, non capirà. Ti diranno che sei meno fortunata degli altri, che sei meno libero, ma tu non credermi, cavolo mio. Non credere a una sola parola di quello che ti diranno. Tu sei libera, libera come ognuno merita di essere. Ti servirà utilizzare qualche carezza in più per cogliere il senso delle cose. Dovrai prestare più attenzione al tuo nido che al tuo fatto, ma quel mondo che è tuo come di chiunque altro, che tu imparerai a vederlo molto meglio di noi. Potrai abbracciarlo, respirarlo e ascoltarlo, e sarà per te ancora più bello, perché sono le cose visibili che cambiano la vita delle persone. Eccola, è bellissima, la Bibbia più bella al mondo. Non potrà vedere, ma a vedere insegnerà. Lo insegnerà a te e a chiunque saprà amarla. Saprà vedere cose che molti di noi non sapranno vedere mai.
sembra vedere i sentimenti oltre le forme. Non sarà mai privato dal voto delle apparenze. Non piangere tesoro. Questa bambina è un dono che si rivelerà con te, rendendo la tua vita meravigliosa e prevedibile, perché saprà raccontare il mondo a occhi chiusi, che il mondo a occhi chiusi sa raccontarlo solo Dio. Spero che sia piaciuto come vorrete, solo lavorando che faccio teatro, però come volete una forma della mia lettura. Sono detta soprattutto per vedere se il fiato mi bastava per qui. Per me bastava. Allora, questo libro l'ho iniziato a scrivere quando avevo 19 anni, nasce dall'esigenza di costruire un luogo in cui nascondere riflessioni, pensieri, aspetti della mia vita, di episodi, di cose che stavo vivendo in quel momento. L'ho chiamato infatti Magese, perché la Magese è il periodo della semina, del ciclo dell'agricoltura in cui il campo viene lasciato a riposare. E quindi decisi di creare questo luogo, chiamato appunto Magese, in cui poter mettere a riposare tanti miei pensieri, tante mie storie, tanti personaggi che stavo in quegli anni costruendo e sviluppando. Poi questo libro l'ho sviluppato nell'arco di ormai quasi 8 anni ed è diventato un romanzo a tutti gli effetti, ambientato in questa cittadina che si chiama Magese appunto, ma abitato da personaggi e da storie che fanno poi da protagonista. Sono oltre 40 protagonisti di questo romanzo e le loro vite si incrociano nelle vie di questo luogo, che diventa un luogo fatto non di luoghi ma di vite.